Salvatore, che è un grande maestro, ci aiuterà a preparare una colomba, se vogliamo, visto che manca una settimana, ce la facciamo bene, 10 giorni insomma, a Pasqua. Cosa stai facendo, Sal? Partiamo subito con 100 grammi di lievito messo nella nostra planetaria, aggiungiamo l'acqua, prepariamo uno sciroppo con l'acqua e lo zucchero. E il lievito, naturalmente. E il lievito, naturalmente. Lievito madre, Quindi mettiamo... Non da questa parte, ecco qui, grazie. Poi decidi tu quanto... Quindi iniziamo a far sciogliere bene il lievito nell'acqua. Mettiamo all'interno la mia vaniglia, che amo. Mettiamo subito la vaniglia. Questo è un impasto che dura un po' di minuti. Naturalmente mettiamo dentro la farina. Aggiungiamo un torlo d'uovo. Abbiamo aggiunto adesso la parte di burro in due o tre tempi, mettiamo tutto il burro. Burro morbido, vedo. Burro morbido, molto cremoso. Questo impasto lo si lascia lievitare per 12-13 ore. L'impasto poi alla fine, come vedete, qui si triplicherà, quindi triplicherà il volume, sì. Diventerà bello liscio e setoso, come lo vediamo qui. Bisogna che ci sia una temperatura giusta. Dopo circa 12-13 ore rimettiamo l'impasto in macchina. Andremo ad aggiungere subito l'altra parte della farina. Chiaramente ci sono dei tempi da rispettare anche durante la fase di impasto. Ecco di nuovo il burro. Una volta che la farina è stata assorbita, vi consiglio di mettere al massimo la velocità della planetaria, perché questi tipi di impasti hanno bisogno di energia, proprio di forza. Deve prendere proprio questa bella forza che noi riconosciamo nelle paste lievitate. Quindi aggiungiamo torlo d'uovo, aggiungiamo lo zucchero, anche qui ho messo della polvere di vaniglia. Quindi aggiungiamo tutta la parte del torlo d'uovo. Ecco qui. E poi di nuovo il burro. E poi di nuovo il burro, esattamente. Aggiungiamo anche il sale. Il sale lo mettiamo quasi alla fine. Diciamo che nel primo impasto non l'hai messo, lo metti adesso. Non c'è. Il primo impasto non c'è, ma mettiamo qui adesso il sale, poi il burro. Ecco qui. Nel frattempo che si impasta prepariamo anche la glassa adesso. E poi dopo deve lievitare ancora 6 ore. Posso anche fermare la macchina? Sì, puoi anche fermarla. No? Perché quell'impasto adesso dovrà lievitare altre 6 ore? Altre 6 ore. Quello questo lì? Impasto che ha appena fatto, che è questo qui, In realtà noi lo prendiamo adesso, lo lasciamo puntare. Guarda, praticamente rimane un po' di tempo così, come vedete. Aggiungiamo a questo punto la frutta candita. Mettiamo un po' di profumo ancora di arancio, limone. Noi chiaramente abbiamo il prodotto arancio limone, si impasta con la frutta candita, noi abbiamo già anche qui l'impasto già miscelato. Sì. Lo lasciamo puntare un'ora, quindi lasciamo fare la pellicina sopra come normalmente. E poi mi pare di capire che dovrei trasferirlo nello stampo. Poi dopo, una volta preparato lo stampo, come vedete qui, tagliamo in due innanzitutto la parte della pasta. Vedete il ricchissimo... È vero, Che lavoro lungo, Il panettone siamo agli stessi livelli. I panettoni sì, abbiamo più o meno lo stesso tempo di produzione. Questo c'è stata chiaramente l'avvolgimento della pasta prima della puntatura. Andiamo a fare le ali, poi il corpo un po' più alto, lo lasciamo lievitare e qui in parte vedete le varie fasi di lievitazione. Così è quasi pronto dopo 6 ore. Per adesso io vi preparo subito la glassa da mettere sopra. E poi su questa glassa, lui ha usato la farina di mandorle, cosa metti in questo caso? Mandorle zucchero, e un po' zucchero. Di farina di riso, un po' di fecola di patate. No, sopra la glassa poi, cosa metterai in questo caso? Sopra questa glassa? Allora, sopra questa glassa metteremo granella di zucchero, mandorle, nocciole, scure, mandorle bianche. Quindi la colomba, una volta glassata, si arricchisce con le mandorle. Sì. E noi dopo la cottura,
che va in quanto forno. Quanto deve cuocere in forno? Allora, circa 52-53 minuti a 175 gradi centigradi. La mettiamo così a testa in giù. Statico o ventilato? Ventilato, ventilato. Va bene. Quindi abbiamo il nostro forno che al cuore del prodotto dobbiamo avere circa una temperatura di 90-92 gradi. Quindi una volta che la colomba... Ah, sapete cosa faccio? Io vado sul sito, vado nel suo, ordino la colomba, prendo tutte le colombe che mi piacciono di più e dico, qui. Salme, le mandi a casa. Ecco qui, Franca, senti il profumo. Che meraviglia, che spettacolo.